Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Lui è Simone ed oggi siamo in un nuovo video. In questi giorni sono successe tantissime cose. Infatti Simone si è visto più volte con l'ex di Adriana e i suoi amici. E noi eravamo con lui e abbiamo registrato molte clip. Anche se non hanno detto niente di assurdo, però Simone li ha conosciuti molto meglio, quindi è entrato ancora più in confidenza con loro. Tant'è vero che stasera si vedrà lui da solo con l'ex di Adriana. Quindi c'è un'occasione unica, perché fino ad adesso non si era mai visto da solo con l'ex di Adriana, ma sempre insieme ai suoi amici. Quindi la prima volta che succederà, e ovviamente io e Luisa saremo insieme a lui e riprenderemo il tutto. Adesso andremo un pochettino al bar, in modo che ci siederemo un po', parleremo meglio di questo piano, dato che è una cosa molto molto delicata. E anzi, inviteremo anche Adri, speriamo che ci risponda, in modo che venga un pochettino anche lei al bar con noi per spiegare anche a lei tutta la situazione, che ovviamente la coinvolge in un modo o in un altro. Ovviamente, come al solito, sarà tutto censurato e pixelato, sia di voce che di volto, l'ex di Adriana, perché altrimenti sarebbe una cosa illegale registrare una persona. Invece, come facciamo noi, non rischiamo legalmente assolutamente nulla e quindi non violiamo tra virgolette neanche la sua privacy, perché non si sa che lui c'è, soltanto una sagoma. Vabbè, dai raga, chiamo Adri e vedo tra quanto arriva. Ui, bellissima, come stai? Tutto ok, ti fa passare? No, secondo me no, non ti fa passare. Questo è il suo posto. Va bene. Come stai? Che ti racconti? Tutto ok. Sonno come al solito. Esatto, per cambiare, insomma. Oramai. Vabbè. Valerio, ma stai sempre a vloggare tu? Lo sai, sì, noi blocchiamo sempre. Ormai per noi è un evergreen, cioè se non facciamo questo non ci divertiamo. Mi fa morire sta cosa, la giuro. Secondo me anche io devo iniziare a vloggare, così mi divertiresti a vedere tutto quello che faccio in una giornata. Che fai in una giornata? No, serio, comunque fa sconnettere. Cioè, tieni conto di quante tue figure di M ho ripreso, che ho fatto il vlog sempre. Quella volta sei caduta, se no te l'hanno ripreso. No, non parlare di quella volta. Ok, la metterò in un prossimo vlog, no, forse. No, ehi, hey, raga, ci sono anch'io. Ehi, broschi. Adri, come butta? Che fai questo? Ok, stasera non lo so. Ci appende. Sicuro? Sicuro. Simo, secondo te, secondo te? Ci appende. Dai, siamo tutti. Se non è vero. 2 contro 3. No, 2 contro 1. Ok, raga, mi ora fa una granita, basta, non ce faccio più. Ok, ci vediamo dopo. Lui, se vuoi vlog, tu, io vado a prendermi la granita. Va bene. Adesso siete nelle mie mani, raga, siete fregati, cioè sappiatelo. Oh mio Dio. Svelatemi tutti i vostri segreti, vai Simo, inizia tu, dai, siamo tutti curiosi. Sono innamorato di Valerio. Io sono innamorata di Luisa. Ecco, ecco, nuova coppia. Ok, Adri, vabbè, a parte queste scemità, non hai idea di cosa sta per succedere stasera. Cioè, Simo si rincontrerà con il tuo ex ragazzo, stavolta filmeremo tutto un'altra volta, ovviamente. E boh, non lo so cosa succederà. Il bello è che questa volta non ci saranno i suoi amici, sarà solo lui, Simo, cioè, e il tuo ex ragazzo, quindi boh. Raga, sapete che è un tipo impulsivo, quindi direi di evitare di farlo. Adri, sì, ma lo sai che noi lo facciamo per motivi ben precisi, non è che lo stiamo facendo perché ci va di stalkerare un tipo, cioè. Raga, lo so, però io eviterei. Ve lo dico solamente perché so come è fatto lui. Se fosse stato qualcun altro, gli avrebbe detto di farlo, cioè. Vabbè, comunque Vale si è andato a prendere la sua granita. Ci ha abbandonato da tipo mezz'ora e qui c'è un casino incredibile perché sono 3 milioni di persone che passano e spassano, e Adri ha deciso di non considerarci più, è vero Adri? E infatti, come vedete, sta messaggiando da mezz'ora. Ma con chi stai parlando? Come? Con chi stai parlando? Con mia madre. Tua madre? Non è il tuo nuovo tipo, tua madre? No, mia madre. Vabbè, lui mi ha sgamato, gli altri. Vabbè, quindi il nuovo tipo di Adri ci ha sostituito anche live, dato che calcola solo lui e non noi, quindi vabbè. No, ragazzi, non ne devo andare via, mi stai chiamando. Ma come te ne vai? Peso. Stavamo facendo il discorso più importante del mondo. Mi ha lasciato qui. Che è successo? Spero che io non ci anche mi ha informato che tu fai tutto ciò. Ma anche amico di record. Amico? Ma perché tu che amico? Sì, ma voglio andarcene. Tu dovevi andare? Fammi dire, dovevi andare? Frate, veramente mi hai toccato, ma sei serio? Ti ho detto di star così. Non puoi parlare. Parla tu, fammi sentire che era dire. Ti pensavo un buon amico, ma non aspettare il doppio gioco questi qui. Che poi fino adesso pure tu facevi il doppio gioco con loro per arrivare a Luisa. E non lo dice questo. Prova, niente fai. Perché tu non eri mio amico solo per arrivare a loro. Non ti sentivo che parlavi con gli altri, con Renato, di me. Allora c'è di questa cosa. Ne sono certo. Vabbè, ok. A me non mi frega niente quello che pensi. Però io perlomeno non ho fatto infame come hai fatto tu allora. Frate, io ho dato degli amici, altro che infame. Ah, sta fissi. Come cazzo ti permetti? Guarda, il Simo, Simo. Fammi devo andare, Fran. Ma te, 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 ma te,
A chi? Che stai sfruttando la per arrivare di nuovo a lei. Che non lo dici questo? Dai, 2 secondi per andare. Se non hai voi 3 secondi. Simo, calmati. Frate, devi far serio. Ma come stai il tuo mancello? Ho visto che hai rinnovato. Sì, l'hai visto, eh? Sì, l'ho visto. Mi piace il nuovo. Bello proprio, speriamo che questo sia resistente. Visto che ho visto che quello... Ah sì, l'hai visto, eh? Chissà come lo fai a sapere. Ma scusa, non avete fatto pure prima. Indovina il perché. Perché? Lo sa meglio di me se l'hai vista. No, non lo so. Noi non siamo qui per fare polemiche, quindi te vuoi andare oppure ci andiamo noi? Ma io rimango qui, dove andare? Allora ci andiamo noi. Ok, andate, 3 minucce. Tu devi assolutare il potere dello spacco del treno. Guarda, ma che devi spaccare? No, non mi stai addosso. A proposito, tu con la gamba come stai? Vuoi che ti faccio un massaggio? Ma perché non mi massaggi un po' le palle? Ma te la dita addosso. No, basta, ci dobbiamo andare, frate, io non voglio fare il bordello, qua finiscono i bordelli. Andate, 3 minuti, vai. Andiamoci, sì. Prendiamo le bici e andiamo, ragazzi. Ok, Withers, io e Simo ci siamo messi un attimo qui con Vale che ci sta riprendendo per spiegarvi cosa è successo. Non era questo il nostro piano, non erano queste le nostre intenzioni. Quello che volevamo organizzare era per questa sera. E Simone si era anche organizzato ovviamente per vedersi con lui, dato che lui non sapeva nulla. Ma onestamente non capisco cosa sia successo. Noi stavamo rientrando dal bar perché eravamo andati al bar a prenderci una cosa tutti quanti insieme. Adriana se n'era andata perché non lo so, ha avuto una chiamata e se n'è scappata. Penso dal suo nuovo ragazzo, non so da chi sia partita quella chiamata. Comunque sta di fatto che lei è andata via e praticamente poco dopo è sbucato dal nulla l'ex di Adriana, che mentre noi stavamo tornando nel parco si è iniziato a riempire di insulti. Io non ho avuto il tempo di prendere il telefono, cioè ho subito provato a prenderlo, ma ovviamente ho mancato tante parti. Ma ho iniziato a riprendere tutto quello che stava dicendo, cioè ha detto delle cose assurde, ci ha chiesto del cancello. E non solo, ha chiesto anche della tua gamba, non so se ci hai fatto caso. Ha chiesto della mia gamba, infatti, cioè Simo e Vale sono stati super carini perché mi hanno un sacco di presa, però... È una cosa veramente assurda perché noi abbiamo cercato di registrare tutto al meglio. Cioè avevamo solo i telefoni, quindi il mio telefono e quello di Vale. Non è che siamo riusciti a fare molto, infatti non so quanto si sarà capito. Ma vi giuro è stata una cosa incredibile, cioè... Raga, sì, è stata una cosa incredibile, sto partendo. Se non ci siamo picchiati è grazie a Valerio perché ci ha separati. Io non ci ho visto più perché ha detto troppe stronzate, non bere soltanto per farmi arrabbiare. No frate, tranquillo, cioè lo sappiamo che tipo di persona sia, che cosa può inventare, quindi figurati. E anzi, cioè se sei stato bravo che hai mantenuto la calma. Anche io adesso stavo per impazzire, ma ormai ho capito che in queste situazioni è importante avere sangue freddo e cercare di gestirle bene per non fare degenerare totalmente. Anche perché con un tipo del genere lui aspetta solo quello, cioè lui aspetta solo che noi partiamo per poi dopo avere la scusante a dire loro mi hanno messo le mani addosso eccetera. Quindi è meglio che noi non facciamo nulla, perché appena lui dice qualcosa e dice qualcosa nei nostri confronti è sempre solo per provocarci. Ma infatti sì, se no quale sarebbe stato il senso di tutti i fatti del cancello, del livido? Cioè era evidente che voleva essere provocato per poter partire o fare chissà che cosa. Hai ragione, però sai a che sto pensando? Cosa? Noi siamo stati bravissimi a non farci sgamare. Come ha fatto? Chi è stato a dirglielo? Non lo so proprio, adesso a me non sembra che ci abbia mai notato, mentre lo riprendevamo, dato che abbiamo sempre preso da lontanissimissimo, sì, e molte clip neanche il video ma solo l'audio, quindi sì, la vedo veramente difficilissima. Però non lo so, può essere che qualche suo amico se ne è accorto, passava vicino a noi e ci ha notato. Beh, non lo so, può essere no, di tutto. Non penso, perché a parte quando noi vi abbiamo spiato, quando siete andati ai campetti, noi eravamo lontanissimi, cioè era impossibile. No, quella volta ovviamente no, però tutti questi giorni l'abbiamo spiato, può essere che eravamo distratti e qualche suo amico ci ha visto, non so lui. Non lo so, è l'unica cosa che mi viene in mente. Adesso siamo stati al bar, io controllavo se passavano le macchine dei suoi amici, non ne ho vista mezza, vi giuro, cioè io stavo lì, stavo sulla sedia che dava sulla strada proprio per controllare ogni cosa sempre, non ho visto mezza macchina che era passata, né sua né dei suoi amici, cioè vorrei capire come faceva a sapere che noi stavamo al bar e che ce ne stavamo andando, questo voglio dire. Fatto sta che adesso lo sa e inoltre ci ha anche saltato tutto il piano. Però, cioè, onesto, io adesso posso dire praticamente al 99% che è stato lui, sia per il cancello sia per il livido, perché sennò non avrebbe detto quello che ha detto e non sarebbe comportato in quel modo. Quindi ne sono sicurissimo. Anzi, ragazzi, serio, dobbiamo stare attentissimi questi giorni, perché chissà che altro potrebbe fare. Cioè, veramente è una persona schizzata, cioè è capace di tutto, e l'hai visto anche tu, Simo. Sì. Ok, Withers, il video di oggi termina qui, noi siamo abbastanza provati, vogliamo andare a casa e rilassarci un pochettino. Non sappiamo se ci sarà seguito di tutto questo, noi ovviamente come al solito vi terremo aggiornati. E niente, speriamo che vada tutto bene, io sono veramente scocciata di questa situazione, cioè mi sta veramente stufando. Però vabbè, insomma, al prossimo video. Bye.